Sì, e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi qualcosa di particolare. Allora, ho già eseguito un allungamento il mio muretto perché non volevo rendere questo video troppo lungo e noioso e voglio realizzare un particolare French sottovetro. Era una cosa che avevo visto da qualche parte su Instagram. In pratica erano tipo delle squame di, non so, io lo chiamate squame di pesce, di drago, vedete come volete chiamarle voi, poi magari mi fate sapere qua sotto nei commenti che nome dareste a questo tipo di nail art. Allora, comincio applicando un colore di base. Io ho utilizzato Oro Rosa Flash di Passione Unghie. Devo dire che alla fine, anche se non lo mettevo, era uguale, però l'ho messo per sicurezza perché pensavo che se fossero rimasti delle parti scoperte mi sarebbe piaciuto che si vedesse questo colore. Una volta fatto ciò, prendo una pallina di acrygel bianco e con il mio pennello inizio ad appiattirla, la faccio più spessa in punta, diciamo, e poi cerco di sfumarla. Se poi ho messo troppo prodotto, come probabilmente ho fatto perché non sapevo bene le dosi, siccome era la prima pallina, ne rimuovo un po' perché voglio cercare di creare meno spessore possibile, dal momento che poi comunque rimarrà sotto vetro e non deve essere troppo spesso. Quindi come vedete lascio più spessa la parte finale e la sfumo verso il muretto. Continuo così e le faccio, diciamo, a scacchiera, quindi se ne faccio tre lì, poi ne farò due, in modo da incastrarle tutte queste squame. Devo dire, è stato più facile di quel che mi aspettassi per essere la prima volta. Il risultato mi soddisfa, di sicuro si può fare sempre meglio, come ogni cosa. Però per essere la prima volta non mi spiace. Voi l'avete mai vista una nail art del genere? Fatemi sapere qua sotto. Quindi adesso vi lascio un po' tutto il processo velocizzato e continuo così finché non raggiungo il muretto. Devo dire, inizialmente ero un po' sfiduciata perché dicevo sarà la prima volta che lo faccio, non penso che mi verrà un po' una cosa brutta. In realtà alla fine vedete anche voi come sta prendendo forma piano piano. Qua siamo quasi alla fine appunto delle nostre squame. E ho scelto di fare una square così almeno si vedeva di più questa nail art. Devo dire, rispetto a un monocolore, per dire, è un'unghia che mi è venuta un po' più spessa, però non mi spiace. Allora, qua invece ho miscelato del clear, del costruttore trasparente, con questi due colori e adesso lo sto passando e poi li sfumerò insieme su tutta l'unghia perché voglio che il colore si vada a incastrare cioè diciamo in quegli spazi che si sono creati e voglio anche che queste squame non siano solamente bianche bensì colorate. Così continuo su tutta l'unghia e poi una volta applicato il blu lo sfumo insieme a quel fucsia perché volevo creare questa sorta di sfumatura. Vedete che mi sta piacendo molto la sfumatura tra fucsia e blu, anche sul pollice ho una cosa molto simile. Sono due colori che secondo me si addicono molto insieme, si stanno molto bene. Una volta fatto ciò, poi andremo, vi farò vedere, a completare il tutto con il costruttore trasparente.
Ovviamente potete scegliere voi l'intensità del colore, io l'ho voluto così che si vedesse anche un po' il bianco, però se caricate di più, mettete più colore nel costruttore trasparente, vedrete che vi verrà un altro effetto. Come già vi annunciavo prima, completiamo la struttura con il costruttore trasparente. Scusate se qua risulto un po' fuori camera, ma è un po' difficile lavorare su se stessi e stare anche attenti che si è in camera. Comunque vedete, non faccio niente di particolare, riempio il tutto. E poi è importante, dopo circa una trentina di secondi, perché comunque ho messo parecchio prodotto, pinzo. Pinzo perché non voglio che venga comunque troppo spessa. E poi mando in lampada e iniziamo la limatura. Anche del processo della limatura non ve lo lascio tutto perché comunque alla fine è sempre la stessa cosa. Fate attenzione in questo caso a non voler fare l'unghia troppo sottile perché così rovinereste appunto l'effetto della squama, la limereste via. Un po' di spessore bisogna preventivarlo in questa nail art. Poi devo dire, penso che se fate una square in balance point, allora potete salvarvi e vi verrà un poco più sottile. Io l'ho fatta in bombatura normale, quindi per quello magari mi è rimasta un po' più, diciamo, spessa. Ma ripeto, a me non dà fastidio. Poi comunque questa non è un'unghia che si fa tutti i giorni, quindi lo spessore non mi crea disagio. Una volta completata la limatura, passiamo alla parte più bella, ovvero sveliamo la bellezza di questo French. Passo il lucido e guardate, mi piace davvero tantissimo. È un effetto che è particolare, non saprei neanche appunto come chiamarlo, come descriverlo. E lucido tutta la mia unghia, lascio in lampada per 1 anche 2 minuti, così sono sicura che rimanga ben lucido. Dopodiché sgrasso, applico olio cuticole e la mia unghia è pronta. E spero che vi sia piaciuto questo video un po' diverso, anche se è stato abbastanza corto. E se mai volete riprovare a fare un'unghia del genere in struttura, fatemi vedere su Instagram. Ecco qua il risultato finale. E appunto, seguitemi su Instagram, mi chiamo SofiaR-Castiglione, lì pubblico tanti contenuti e mi raccomando, appunto, seguitemi. E non dimenticatevi anche di seguire il mio blog Purple Nails by Sofia. Vi lascio qua sotto comunque tutti i link. Quindi grazie per la visione e alla prossima!